Oggi al via le iniziative della settimana dedicate alla protezione civile, qui presso l'aula Silvio Pellegrino, Libero Consorzio, si incontrano le scuole. Ecco, è il primo appuntamento di una serie di iniziative che voi avete organizzato in collaborazione ovviamente con i Vigili del Fuoco, la Prefettura e le altre forze dell'ordine. Sì, come detto prima, questa è la settimana della protezione civile e anche noi abbiamo dato il nostro contributo facendo appunto degli incontri con le scuole. Oggi è stato il giorno della scuola, delle scuole primarie, quindi le seconda e terza elementare e quarta e quinta. Domani invece sarà fatta un'informazione per quanto riguarda invece le scuole medie e dopodomani per le superiori. Queste giornate si fanno sia in presenza che in videoconferenza, quindi le scuole ci ascoltano anche direttamente in classe. Stiamo vedendo che i ragazzi stanno ben rispondendo ai vari quesiti, ponendo loro anche delle domande a chi in questo momento sta facendo la lezione, che sono i rappresentanti dei Vigili del Fuoco. Sì, abbiamo comunque appunto creato delle lezioni apposta per i bambini più piccoli attraverso delle brevi lezioni e cartoni animati in modo da attirare la loro attenzione. Invece con i ragazzi, appunto i bambini un po' più grandi delle quarte e quinte elementari, c'è questo dialogo comunque diretto e in questo momento con i Vigili del Fuoco. Ecco, quali sono le scuole che partecipano oggi all'iniziativa? Le scuole sono un po' tutte le scuole della provincia. Oggi sono le scuole elementari appunto della provincia, domani saranno le scuole medie e dopodomani le scuole superiori. Una giornata importante per la settimana dedicata alla prevenzione. Ecco, stiamo vedendo che i ragazzi stanno ben rispondendo, facendo addirittura dei quesiti ai Vigili del Fuoco sui vari incidenti domestici. È una giornata sicuramente molto importante, di una grande validità, i bambini sono interessati, stanno interagendo e seguendo veramente con attenzione tutto quanto viene spiegato in maniera semplice e completa. Ecco, voi avete aderito all'invito della Prefettura che ha fatto a tutte le scuole, quindi diciamo un'iniziativa importante questa, no? L'iniziativa è molto importante, la nostra scuola è sempre pronta ad accogliere le iniziative provenienti dal territorio che abbiano sicuramente una grande validità come questa. Al via oggi la settimana dedicata alla protezione civile, come già annunciato in una conferenza stampa in prefettura, oggi voi iniziate nelle scuole, insomma una settimana intensa. Quanto è importante, diciamo, fare questa prevenzione? Oggi iniziate addirittura con i ragazzi delle scuole elementari. Sì, questa è un'attività intanto molto importante per spiegare ai più piccoli, quindi ai bambini e ai ragazzini, l'importanza della sicurezza. Questo è un percorso che inizia oggi, durerà 3 giorni fino a venerdì poi a Santa Margherita di Belice per il nostro distaccamento. Questa è a dire la verità, una formazione che noi abbiamo iniziato già da tempo. Noi durante l'anno giriamo per le scuole a fare formazione per i bambini per quanto riguarda la sicurezza sia a scuola che nelle nostre abitazioni, come fare ad evitare certi pericoli e certi comportamenti. Stiamo vedendo che i ragazzi l'hanno anche messa in difficoltà con delle domande abbastanza interessanti. I ragazzi sono curiosi ed è giusto così, devono essere così, devono fare le domande perché hanno voglia di capire e di crescere. Ed è bene quando fanno le domande perché vuol dire che partecipano e sono attente. Tra l'altro avete usato una didattica molto semplice, proprio con dei cerchi che indicavano una bambina in una cucina e i vari pericoli. Ma i ragazzi insomma hanno ben individuato i pericoli. Sì, i bambini hanno risposto molto bene, positivamente. Sì, noi siamo un linguaggio adatto e adeguato all'età dell'alunno che noi abbiamo, abbiamo davanti. Cerchiamo di essere più espliciti e semplici nel miglior modo possibile, proprio per far capire loro i pericoli e la lezione che stiamo svolgendo.